Bella ragazzi, ben ritrovati sul canale, benvenuti ad un nuovo episodio di Riepilogo e Recensione e siamo qui con, finalmente, l'ultimo numero di Secret Empire. Eccolo qui, questa è la cover bellissima, come tutte le cover di questo evento. E siamo finalmente giunti all'ultimo numero, il numero 10. Quindi, ovviamente faremo... rileggeremo insieme questo numero, poi ovviamente, essendo questo il numero finale, farò le considerazioni non solo su questo numero ma su tutto l'evento in generale, ovviamente le mie considerazioni e quant'altro. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a rivivere insieme l'ultimo numero di questo evento Marvel. Il numero parte con una bella immagine full page di Capitan America con la sua nuova armatura potenziata dal cubo cosmico, che fa praticamente il suo miglior cosplay di Ultron e dice arrendetevi. Molto figo, questo ci mostra ovviamente diciamo la figura di Capitan America, o meglio Capitan Hydra, insomma com'è ora con questa armatura di Tony Stark modificata poi da Zola. Molto molto figo, molto molto impressionante visivamente questo, questa armatura. E quindi è Cap, o meglio Steve, da solo contro finalmente tutti gli altri eroi riuniti, l'ultimo baluardo di difesa per l'Hydra, e Steve inizia a dialogare con gli eroi. Dice: l'Hydra userà il cubo cosmico per ricreare il mondo, per trasformarlo in qualcosa di migliore e di più forte, libero dalla debolezza e dalla corruzione con cui voi lo avete infettato. Possiamo fare qualcosa di davvero glorioso. Ovviamente qualsiasi tipo di dialogo non funziona, e anzi sarà proprio Occhio di Falco a dire: questo è per Nat, figlio di un cane. Avengers uniti, ed è proprio Occhio di Falco che dà la carica a tutti i suoi compagni, che si avventano tutti contro uno, contro Capitan America. Ma nonostante questo, dobbiamo ricordarci che Capitan America ha in mano quasi l'intero potere di un cubo cosmico. Mettendosi in posa come Iron Man, lancia un'onda d'urto utilizzando il potere del cubo che cambia veramente la realtà. E quindi anche la storia viene cambiata, la storia di questa realtà viene cambiata, come si può vedere da queste pagine di giornali che vediamo sullo sfondo, come ad esempio ragni modificati geneticamente dall'Hydra portano dei superpoteri, invece che la classica storia di Spider-Man. Quindi tutto viene cambiato in funzione dell'Hydra. E anche il paesaggio ovviamente cambia, cercando di rispecchiare la visione di perfezione che Steve ha del mondo. Ad esempio vengono costruite statue, effigi riguardanti appunto l'Hydra al posto di altre già esistenti, e Steve compiaciuto dice: è fatta. Steve viene quindi confrontato da Sam Wilson, Capitan America, che in ginocchio dice Heil Hydra e cede a Steve l'ultimo frammento del cubo cosmico. Steve dice: è una bella sorpresa. Sam dice: sai che ho rinunciato a combattere un po' di tempo fa, sono venuto qui per impedire ad altri di farsi del male. Bene, la decisione è giusta, Sam, sono fiero di te, ma hai qualcos'altro di mio. E vediamo, sempre in ginocchio, che Sam cede anche lo scudo originale di Capitan America a Steve. Con tutti i frammenti del cubo, Steve inserisce l'ultimo frammento nella sua armatura, assorbe l'energia, sembra diventare qualcosa di completamente inumano, qualcosa di oltre la comprensione umana, ma tutta questa energia svanisce nel nulla. E Steve dice: il cubo dov'è? Steve indebolito dice: dov'è? Cosa hai fatto? E compare dal nulla sia Scott Lang, Ant-Man, che Bucky. Abbiamo quindi un piccolo flashback in cui vediamo un colloquio tra Bucky e Ant-Man di poco prima. Bucky dice: sei sicuro di sentirtela, Ant-Man? Dopo quello che ho combinato al monte, devo fare qualcosa per rimediare. È la mia tipica dinamica personale: grosso errore, grosso gesto per tentare di sistemare le cose. E vediamo che Scott e Bucky, grazie ai poteri di Ant-Man, si sono rimpiccioliti nel momento in cui Steve ha inserito l'ultimo frammento nella sua armatura. Ma perché? Andando ancora più indietro nel tempo, giorni prima,
vediamo finalmente Bucky che spiega quello che era il suo piano. Come sapevamo, Bucky ha detto: io ho un piano. Il suo piano è molto semplice. Dice: dobbiamo dare l'ultimo frammento del cubo a Steve. In questo modo, solo in questo modo, Kobik tornerà a rinascere praticamente, tornerà ad essere consapevole. E Bucky, che aveva già avuto a che fare con Kobik, dice: io sono sicuro che se riusciamo a ricreare Kobik, Kobik tornerà a darci una mano e riporterà Steve tra noi. E tornando, cambiando scena, tornando proprio nella mente, di quella che dovrebbe essere la mente di Kobik, vediamo Steve, o il ricordo di Steve, dell'originale Steve Rogers, che vaga in questo posto desolato, trova Kobik sotto delle macerie. Kobik dice: mi dispiace, ho sbagliato, volevo solo che tutti fossero felici, credevo che l'Hydra fosse la cosa migliore e ho creato lui. Non è così, lui è orribile. Il ricordo di Steve quindi si approccia a Kobik. Kobik dice: possiamo nasconderci qui, non ci troverà. Steve dice: no Kobik, ascoltami, non funzionerà. Ho combattuto fascisti per tutta la vita e ti assicuro, non c'è nessun posto in cui sei al sicuro da loro. C'è solo una cosa che puoi fare: ti fai forza e combatti. So che hai paura, non te ne faccio una colpa, ma se davvero senti di non poterlo affrontare da sola, lascia che ti aiuti. E quindi Steve prende per mano Kobik e sente in lontananza la voce di Bucky che dice: Steve! Steve lo riconosce, sente Bucky e come una luce dal cielo, come una luce divina, appare, diciamo, questa visione di Bucky. Steve capisce che sta tornando, diciamo, nella realtà insieme a Kobik, stanno tornando a rinascere. E torniamo quindi al presente. Steve, Capitan Hydra, più incazzato che mai, dice: dov'è il cubo? Bucky, cosa hai fatto? E compare, appunto, torna tra noi Kobik, che anche lei più incazzata che mai, completamente cancella tutto quello che Steve aveva appena fatto, aveva appena creato. Il suo mondo, visione dell'Hydra, viene completamente cancellato in un secondo, mentre lui dice: no! E non solo. E finalmente qui il momento da vera erezione di tutto l'evento, in cui finalmente il ricordo di Steve nella mente di Kobik non è più solo un ricordo, torna tra noi nella realtà, in questa scena fighissima in cui Steve Rogers, e ci tengo a precisare, questo Steve Rogers lo vedete col costume classico, ok? Quindi Steve Rogers puro, la Capitan America puro, la forma più pura di Capitan America, torna faccia a faccia, incazzatissimo, contro il suo, doppio malvagio. I due si confrontano. Capitan Hydra dice: non sei reale. Steve dice: da quanto mi sembra di capire, c'è qualcosa in palio al momento. È tempo che la gente sappia la verità. Steve Hydra dice: la verità? Tu eri una bugia che hanno usato perché tutti dimenticassero, per piegarli. Io cerco di rimediare. Davvero? Guardati attorno. Caos, distruzione. Non stai rendendo il mondo migliore, lo stai finendo. Steve Hydra risponde: e tu? Credi di essere tu quello degno di proteggere questo paese, queste persone? Non hai saputo proteggere nemmeno tua madre. E lo Steve originale dice: quello scudo non ti appartiene. E quindi inizia lo scontro finale. Capitan America originale contro Steve Rogers, alterato dal cubo, plasmato dall'Hydra, finalmente si trovano faccia a faccia. Nessuno degli altri eroi interviene, conscio del fatto che questa è una battaglia molto personale per Steve. La voce narrante ci dice: erano così perfettamente alla pari, due guerrieri con le stesse mosse, la stessa volontà di ferro. Sembrava non dovesse finire mai e il mondo osservava. Il nostro paladino non vacillava, mentre abbiamo anche questa scena classica alla Civil War con scudo alzato e raggi contro lo scudo. Un uomo era in guerra con il suo peggiore incubo, un riflesso distorto di se stesso e di tutto ciò in cui credeva. E la sua lotta ci ispirava, ci ricordava che può esserci solo una scelta quando si è di fronte a un male simile. Non scappi, non ti nascondi, ti fai forza e combatti. I due sembrano quindi essere alla pari, ma c'è un elemento che è rimasto, diciamo, forse nascosto durante questo scontro, ed è ovviamente il martello di Thor. Ricordiamoci che
Capitan Hydra aveva sollevato il martello di Thor in precedenza, e ora è il momento di usarlo. Steve Hydra si fionda sul martello, che vediamo alla scritta falsata, ad immagine e somiglianza dell'Hydra. Il martello recita: chiunque impugni questo martello, se ne sarà, se sarà il più forte, avrà il potere dell'Hydra. Quindi anche l'incisione sul martello è cambiata, ma la verità viene svelata. Steve Hydra prova ad alzare il martello, ma a sua sorpresa non ci riesce. Non ci riesce mentre è affaticato e distrutto. Ma chi invece ci riesce è lo Steve originale, Steve Rogers. Prende il martello e dice: dammi, lasciami provare. Si dimostra più che degno di sollevare Mjolnir e con un colpo ben assestato disintegra l'armatura di Capitan Hydra in questa bellissima doppia pagina, molto suggestiva. E quindi Steve, Capitan Hydra, viene sconfitto definitivamente da Steve Rogers. Esausto, a terra, svenuto, dice che lo scudo non spetta più a lui, lo ricede a Sam Wilson e ridà il martello anche a Jane Foster Thor. Kobik riscrive, ripristina tutta la realtà, ma lascia certe cose invariate. Las Vegas rimane distrutta e non riporta in vita i morti. Questo come monito per i sopravvissuti, per non ripetere mai più questo tipo di evento e situazioni. E il numero infine si conclude con i civili che piano piano riprendono ad avere una vita normale, ricostruiscono quello che hanno perso, i perseguitati vengono aiutati, quelli che erano perseguitati vengono aiutati e cercano, insomma, finalmente di ripartire con una vita normale, insomma, lontano da tutta quella che è stata questa follia dell'Hydra. Ed è finito così Secret Empire numero 10. Finalmente possiamo parlare di Secret Empire nella sua interezza. Prima di tutto voglio spendere due parole per questo numero in particolare, che mi è piaciuto molto come finale della serie, per una serie di motivi. Il primo è che è piuttosto carico comunque di tensione e di emozioni per quanto riguarda i personaggi coinvolti, dato che finalmente solo alla fine, solo alla fine dell'evento vediamo finalmente il nostro Steve Rogers, quello che noi amiamo, andare contro la sua nemesi malvagia. Questo è una cosa molto bella secondo me, perché se l'avessero fatto prima si sarebbe un po' perso il pathos nel finale. Invece l'hanno tenuto fino alla fine, hanno tenuto Steve Rogers in questa dimensione, o meglio la mente dentro il cubo cosmico, dentro Kobik. Il ricordo di Steve ha avuto tutte le sue vicissitudini come una storia parallela a quella che succedeva nella nostra realtà. Questa è una cosa che ho apprezzato molto. E solo alla fine, solo ora, finalmente arriva, dice finalmente: sì, cazzo, è tornato Capitan America, che bello. Quindi questa è una cosa molto molto figa, che mi è piaciuta molto. Inoltre, nonostante tutto, nonostante magari le critiche, molti probabilmente non è piaciuto vedere Steve Rogers in questa veste di malvagio, di essere leader dell'Hydra, tutto quello che ha sempre odiato, devo dire che il personaggio di Steve Rogers come, diciamo, leader supremo, come capo dell'Hydra, io l'ho sempre amato, mi è sempre piaciuto molto il modo in cui è stato scritto e, diciamo, messo in scena da Nick Spencer, lo scrittore, e non solo da Secret Empire, ma da molto prima, dalla serie di Capitan America, Steve Rogers Capitan America, appunto. Personaggio che secondo me, forse, chi lo sa, magari lo rivedremo, non è detto che sia sparito nel nulla, anzi non è ancora lì, era semplicemente stato sconfitto in combattimento. Vedremo se per caso lo rivedremo da qualche parte. Personaggio che mi è piaciuto molto, che era in qualche modo ancora fedele agli ideali di Capitan America, ma al contrario, voglio dire, si comportava esattamente come ti aspetteresti da un Capitan America versione
malvagia, e questo secondo me è stato reso molto bene da Nick Spencer. Inoltre anche le scene di azione mi sono piaciute molto in questo ultimo numero. La sfida, lo scontro tra Cap e Cap contro Cap è stato molto figo, devo dire, anche proprio solo visivamente le scene di azione sono molto belle, con poi il colpo finale di Steve col Mjolnir, che diciamo così è proprio un ottimo finale per lo scontro di per sé. Ora, spendiamo due parole su questo evento. Cosa ne penso io? Alcuni di voi me l'hanno chiesto già negli scorsi numeri, nelle scorse recensioni. Io aspetto sempre il finale dell'evento prima di dare un giudizio, e finalmente posso darvi il mio giudizio. Allora, a me questo evento è piaciuto molto, nonostante sicuramente ci sono alcune cose che comunque stonano un po'. Non è che mi è piaciuto tutto incondizionatamente, no. In generale mi è piaciuto molto, ma ci sono alcune cose che non mi sono piaciute. Quindi, per me è assolutamente positivo come evento, consiglio di leggerlo a tutti, e soprattutto perché è una cosa nuova per Capitan America, è veramente un evento nuovo che rinfresca un po' quello che era il personaggio di Capitan America, con una storia veramente pazzesca, assurda sotto molti punti di vista, ma carica veramente di avvenimenti e di emozioni. Quindi una bella storia per me, soprattutto se la considerate insieme non solo Secret Empire, ma la considerate una storia unica con anche la serie di Capitan America che ci ha portato fino a Secret Empire. Se voi avete letto dall'inizio la serie di Capitan America, Steve Rogers, dall'1 fino alla fine di Secret Empire numero 10, è stato veramente un incremento piano piano di avvenimenti, di informazioni, di piccoli tasselli che si mettono tutti insieme e creano veramente una grande storia, molto bella a mio parere. Ci sono delle differenze tra quella che era la storia di Capitan America e nella sua serie e quello che è stato Secret Empire, nonostante lo scrittore sia lo stesso. La storia di Capitan America nella sua serie personale era appunto una storia molto personale. C'erano ovviamente comprimari e altre cose, ma tutto era in funzione di Capitan America. Piano piano riscoprivamo il suo passato, venivano aggiunti personaggi importantissimi per questo avvenimento, come Madame Hydra, eccetera eccetera, Elisa Sinclair, ma era una storia molto personale. Invece, giustamente anche dico, in Secret Empire la storia diventa globale, non è più una storia personale di Steve Rogers, è una storia che coinvolge tutti, da personale diventa globale. Questo c'era da aspettarsi ovviamente, perché era questa la direzione dell'evento. Ovviamente l'Hydra doveva controllare perlomeno gli Stati Uniti, gli interi Stati Uniti. E quindi ovviamente ci sono delle differenze un po' come feeling, no? Quindi magari chi ha letto la storia di Capitan America può non aver gradito troppo la globalità appunto della storia di Secret Empire, che non è più una storia personale di Capitan America. Però secondo me ci sta tutto, perché doveva essere una storia globale che coinvolgeva anche gli altri personaggi. Però sì, il feeling è diverso. Vi ho già detto che io ho amato quello che Nick Spencer ha imbastito in tutto questo tempo. Il personaggio di Steve, Capitan Hydra, mi piace molto, così come anche tutti i comprimari, anche Elisa Sinclair mi è piaciuto molto come personaggio. Secondo me tutte queste sono cose molto positive per questo evento, ma ci sono anche alcune cose che non mi sono piaciute, soprattutto nella prima metà, direi, di Secret Empire, mentre la seconda metà l'ho gradita molto di più, perché nella prima metà di Secret Empire ci sono troppe forzature. Ad esempio vediamo Punisher che improvvisamente lavora per l'Hydra, poi dopo vediamo i vari Avengers che adesso improvvisamente anche Thor lavora per l'Hydra. Tutte queste cose qui sono difficili da credere, nonostante tutto quello che sia successo. E sì, ci sono certe spiegazioni per certi personaggi, ma per altri non tanto. Quello che mi è piaciuto meno probabilmente è stato Punisher, non l'ho gradito troppo. E anche Thor non è stato spiegato poi così bene. Per altri personaggi c'erano spiegazioni migliori sicuramente.
Inoltre all'inizio la storia è molto sparpagliata un po' qua e là perché racconta tante storie che poi si devono unire, quindi c'è la parte di storie dentro la New York sotto la cupola, poi c'è la parte di storie degli eroi rimasti fuori dallo scudo planetario, poi c'è la parte di storie in cui vediamo Steve dentro la mente di Kobe, che poi c'è la parte di storie che riguarda Steve Hydra, quindi sono tante storie separate che possono un po' dare fastidio sul lungo periodo per alcuni, anche se però devo dire che alcune di queste sottostorie sono abbastanza interessanti. Ad esempio ho trovato molto interessante quello che Kingpin ha fatto sotto la cupola di oscurità di New York, cercando di prendersi i favori della gente. È una cosa molto interessante per il futuro anche. Queste piccole cose sono molto belle e secondo me vanno comunque a dare qualità alla narrazione globale. Ci sono anche alcuni punti un po' difficili da comprendere, ovvero tutto quello che è successo con la mente riscritta di Steve, non si è capito bene se erano tipo una dimensione alternativa o se era veramente lui che era stato riscritto nella sua mente, anche tutto quello che avviene dentro la mente di Kobe, che è difficile da capire all'inizio per come tutto quello che sta succedendo, le dinamiche che stanno succedendo sono un po' difficili da comprendere, ma questo è sempre un po' il caso quando si parla di questo tipo di cose assurde con dimensioni alternative, cambiamenti di realtà, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, quello c'è un po' da aspettarselo. E ho trovato molto interessante il fatto che lo Steve Rogers, che viene riportato tra noi, è lo Steve Rogers che noi conosciamo perché ha tutti i suoi ricordi, ma da un certo punto di vista non è lo stesso Steve Rogers, perché questo è lo Steve Rogers che è stato ricreato praticamente dai ricordi che ricordi collettivi che Kobe aveva di Steve Rogers, e quindi come, secondo me, questa è una cosa mia personale, è come se fosse una versione ancora più, come dire, pura dell'immaginario di ciò che è Capitan America. Questo è dimostrato anche, tra virgolette, dal fatto che non solo non indossa il costume, diciamo, più moderno di Capitan America, ma indossa il suo costume classico, ma anche dal fatto che solleva il Mjolnir come se fosse niente. Quindi si dimostra, come dire, super degno di una cosa del genere. Sono curioso di vedere se questa è una cosa vera o se semplicemente per questo evento. Interessante vedere come Capitan America ne uscirà da tutto ciò, cosa lo aspetta in futuro. Molto curioso su questo, parlando di questo appunto, sappiamo che ora sta per arrivare Marvel Legacy, è una cosa di cui parlerò appena posso sul canale, cercherò di farlo in maniera, diciamo, dandovi le mie opinioni in maniera esaustiva. Non so bene neanch'io di cosa si tratta, perché cerco, come sapete, di non spoilerarmi troppo dall'America, però sembra essere, insomma, una sorta di rilancio delle testate dopo gli eventi di Secret Empire, quindi vedremo cosa ci aspetta, cosa aspetta i nostri eroi e cosa veramente sia Marvel Legacy. Ne vedremo, ne riparleremo anche qui sul canale. Quindi ditemi, ragazzi, cosa ne pensate di quello che è stato Secret Empire nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale e bella, noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!